di Ezreal Italia di StarCraft, ci godremo muto, quindi sentirete solamente le nostre voci, me, Mobius e mia nonna, di Raynor contro Rail all'Intel Extreme Masters Katowice 2019. Questo che vedete era il nostro boy, cioè Raynor. Dall'altra parte c'è Jerick Rail, ex Jerick Rail, ex Verdi, giocatore molto forte, e mi dicevi tu in forma, fra l'altro. Sì, assolutamente in forma, se non sbaglio deve aver anche rubato qua e là durante i qualifier dei game a dei giocatori veramente importanti, adesso non mi chiedere chi perché di preciso non mi ricordo, ma ho visto dei risultati impressionanti. Risultati impressionanti in realtà che si stanno ripetendo anche per altri giocatori, per fare un esempio stupido, Goblin, che è un giocatore giovanissimo, Protoss se non erro, che per dire un aneddoto personale mi è capitato anche di incontrare in ladder recentemente, cioè un po' più tardi di recentemente, ma vabbè, ha vinto un game contro Hero anche un altro giocatore europeo giovanissimo di cui adesso non mi sovviene il nome, però ecco, diciamo che si sta un po' assottigliando sempre di più quel gap che c'è fra i giocatori della nuova leva e quelli della vecchia. Certo, Hero non è nemmeno più lo stesso di una volta, però di fatto ha passato il turno. Quindi ecco, diciamo che ultimamente si può dire che il nuovo sangue di StarCraft 2 è molto in forma. E Ryl sicuramente è uno degli esempi più lampanti di questo. Certo, c'è da dire che noi facciamo chiaramente il tifo per il buon Raynor e speriamo che lui, che di nuovo sangue è probabilmente l'esempio più lampante, speriamo che riesca a superare i suoi colleghi in erba, tra virgolette. Ecco, io ci credo, staremo a vedere. Sì, giovane tanto... fra giovani, diciamo, Ryl che comunque ha... una certa esperienza, ha militato anche nel team italiani fondamentalmente, ricordo una prima apparizione sua nel team Skill Cupped che dopo pochi mesi poi in realtà chiuse i battenti, però comunque poi rimase nei True Esports, nell'ambito insomma sempre italiano, lui che l'abbiamo imparato a conoscere per tattiche molto aggressive, timing anche molto creativi. Chissà che non si sia anche un po' più standardizzato, il problema qua è tutto dalla parte di Raynor, abituato a farci vedere degli enormi contrattacchi, vince più col contrattacco che con l'attacco, di solito Riccardo, adesso staremo a vedere, lui che adesso milita nei Gamers Origin, questa formazione francese, vedete il simbolino in basso a sinistra. Insieme a Stefano. Esatto. Sì, sarà una partita probabilmente tesissima da un punto di vista di strategia, come dicevi giustamente, perché entrambi i giocatori hanno uno stile molto aggressivo. Ryl sicuramente più di Raynor, perché Raynor più che prediligere l'aggressione, come dicevi giustamente, predilige il contrattacco. E lo abbiamo visto proprio una delle sue forze più grandi, quella dell'utilizzo dei Ling per fare dei run by, che sia contro Zerg, sia contro Terran, sia contro Protoss, risultano sempre una strategia vincente, soprattutto nelle mani di un giocatore capace contro Raynor. Ryl, come dicevi giustamente, avvezzo a timing, all-in e cose del genere, in realtà in questa partita mi sembra che si stia portando più su uno stile tranquillo, uno stile standard. Vediamo un'apertura di Stargate, vediamo un oracolo in produzione, probabilmente poi vedremo una Fenice oppure un secondo oracolo, forse un secondo oracolo considerato che c'è già uno Stalker in campo, però ecco, sono molto curioso di vedere come se la giocherà Ryl a questo punto, perché essendo che sta giocando standard, io credo che Raynor abbia una marcia in più in questo campo. Laddove invece gli all-in dei Protoss possono essere sempre molto insidiosi, in una partita a lungo termine, soprattutto considerati i recenti nerf allo Skytos, non lo so, secondo me Raynor è meno male, però secondo me Raynor è avvantaggiato. Qui però perde un po' di Ling... gratuitamente, qui Ryl quindi può anche cominciare a prendersi un po' più di mappa, a pensare già ad una terza base che infatti va a prendere adesso in una posizione un po' diversa. Qua Raynor deve accorgersi un po' di quello che sta facendo Ryl, chiaramente anche a senso può capirlo. Adesso si tratta di vedere. Sì, è molto come curiosa, molto, molto curiosa la scelta di buttare giù subito una doppia robo, perché è vero che le due robo costano di meno, ma è anche vero che adesso produrre due immortali alla volta è un prezzo che forse non ci si può più permettere di pagare. Potremmo forse vedere dei colossi? Io non credo, però è sempre possibile. Insomma, Showtime li giocava ancora che non erano buffati, adesso con il recente buff dei colossi non sia mai che forse
vedremo qualcosa del genere. Sono curioso invece di vedere che cosa ci regalerà Raynor. Per ora non si sta ancora sbilanciando su una tech in particolare. C'è quel più uno all'armami lì, Sì, che lo usa però. moltissimo Eh comunque. sì, infatti, è un po' un marchio di fabbrica del nostro talento italiano, perché diciamo che come già annunciavamo prima, i Ling sono una delle sue armi preferite, il più uno all'arma per le armi melee a una certa viene quasi spontaneo. C'è una piccola pausa da parte di Rail che ci permette magari di fare gli annunci che non abbiamo potuto fare prima, salutare il pubblico, dire che siamo qua in uno streaming un po' improvvisato per seguire le fasi preliminari Qualifiche offline, open bracket praticamente, Ro 72. Esattamente, che mentre sta scorrendo questa partita ne stiamo avendo notizie anche delle altre partite. Dovrebbero giocare, se non sbaglio, True contro Parting nel frattempo, ma Fra anche l'altro il altri vincente nomi giocherà contro Reynor, se contro dovesse Reynor se vincere, facciamo dovesse sempre gli vincere. scongiuri, giocate quello che Esatto. volete, qui ho tonnellate di ferro. Però sì, ecco, ci sono tante altre partite in corso. Poi andranno fondamentalmente a sublimarsi in un finale, in una semifinale, scusate, che concederà l'accesso al Round of 24. Ma se il nostro Raynor dovesse venire sconfitto, e speriamo chiaramente di no, se dovesse venire sconfitto, c'è pur sempre una speranza Loser nel bracket, Loser Nidus, attenzione Nidus, questa è la scelta di Raynor con il più 1 ai Ling. Timing di Nidus col più 1 ai Ling. Questa è la scelta di Raynor che quindi si traveste praticamente da Rail ed è lui a bracket. cisare, sarà lui a colpire il più possibile a sorpresa, speriamo, non credo che Rail lo abbia mai scattato, qui passano già tantissimi Ling sulla terza di Rail, va a pressarlo qua, Raynor si fa questo attacco per negare la terza, in realtà l'ha fatta finire Raynor e poi cerca di colpirla, qui cerca anche il suo Belli round su sti queste fi Frostings. sentry, ottimo, portarla a casa sarebbe in questo caso, però si è difeso veramente bene qua Rail. Rail ha fatto dei force field veramente, veramente notevoli. In da È face proprio questo Nidus. molto particolare la build di Raynor. Solitamente si usano le roach per fare questo genere di cose. Forse è un po' complice il fatto che abbia scoutato la doppia Doppia robo, robo, un sì, contro gli investimento del immortali. genere. Adesso stanno Finisce arrivando Nidus. un mare di Queen e un mare di Ling per Raynor. Tantissime le unità del giocatore italiano che subito sbarca nella base del Protoss. Stanno per uscire altri due Mamma immortali, mia, ma che fiume! questi La porta è anche Ling. aperta. Potrebbe addirittura entrare qua il Ling di Raynor. Infatti lo fanno e vanno a caccia di immortali che non dureranno un abbaio di cane a questo punto. Le Queen dall'altra parte sulla terza che rimane, credo, completamente sguarnita. Arriva una Voidery, ma ci mette una vita una Voidery contro i Ling di base. Contro le Queen sono Sì, praticamente ma in inutili. generale tutte queste Queen non permetteranno una difesa solida, non con una Voidray, non con degli immortali, con due almeno. Insomma, diciamo che qua è stato un po' complice il fatto che Rail non abbia scoutato a sufficienza. Abbiamo una marea di sonde. Quell'oracolo è stato tantissimo a casa, non è mai andato a sbirciare più di quel tanto in casa Raynor, e Raynor ha sfruttato questa occasione veramente, veramente con grande, grande abilità. C'è da dire che il Nidus ultimamente viene molto più abusato degli Zerg, è stato riscoperto con questa nuova patch, si sembrava quasi che fosse stato nerfato, e invece lo stiamo vedendo molto di più. Attenzione adesso al surround con i Ling, meraviglioso Raynor, va a chiudere questa partita con gran classe. Siamo stati Grande giocata. relativamente tranquilli anche perché veramente gestita perfettamente. Non ci hanno fatto vedere in realtà l'Obs, il buon Ward in questo caso, quello che stava preparando in realtà Raynor, molto in scioltezza, devo dire, ha prodotto Sì. quello che voleva, mai, come dicevi tu, arrassato da Rail, che ha fatto anche una giocata un po' greedy perché doppia roba così, senza sapere forse esattamente quello che ti stava arrivando contro. Mono Queen per Raynor che prende anche quarta, in cassaforte questo 1-0 per il giocatore italiano. Vedremo poi cosa cercherà di fare Rail nella seconda partita, se quindi le carte si mescoleranno e si restituiranno le posizioni, cioè con un Rail Sì, più insomma, adesso aggressivo. Rail forse riesce anche a respingere Raynor, però stiamo parlando di 70 Eh droni sì, a 43 esatto. probe, anche Doppia di armata supply. il giocatore italiano è avanti, non solo con i Hydra lavoratori già in ma anche con produzione, che l'esercito. sono l'unità perfetta Volendo in può questo anche caso. evacuare come sta facendo, perché mette tutto nel Nidus e torna indietro con le Queen. Scelta saggia in realtà, inutile insistere quando sai di essere così tanto in vantaggio, quindi Raynor preferisce prenderselo un attimo con calma, magari anche far soffrire il proprio avversario, che insomma,
per una questione psicologica può sempre essere utile, Si quindi scalda anche, scelta. voglio dire, no? Sì, Cioè, ho fatto il primo game, ho assolutamente. fatto così, ok, adesso mi metto giù il Bengal Nest, faccio la speed, mi assicuro di avere poi anche un backup plan nel caso in cui tu regga il prossimo attacco. Una gestione, peraltro, che ha visto una grande maturazione di Raynor. L'abbiamo visto ogni tanto magari perdere una partita Insistere, sì. perché sono avanti, ci sono, ho le unità, continuo a spingere e Esatto, poi sì. però magari perdi quel momento, si difende bene l'avversario e quindi perdi poi il controllo un po' di una partita che Sì, sembrava vincere. mi viene in mente poi quella famosissima finale contro Serral che finì Sì. 4-3. Certo, c'è da dire che Serral non è Rail, ora con tutto il bene che voglio a Rail, Che chissà che però prende sì. anche un Arconte, ottimo, prontissimo come sempre Raynor a prendere ogni possibilità che gli lascia il suo avversario. Questi sono i link di Raynor. Cioè, i link di Raynor fanno 2 danni in più rispetto ai link di tutti gli altri Sì, sono quelli della giocatori, non c'è campagna. cosa da fare. Sono quelli della campana, saltano addosso alla gente. No, Raynor sta giocando un'ottima partita, lo stiamo vedendo, è preparatissimo. Qui Sicuramente c'è il contrattacco di Rail. qualcuno vocifera che ci sia stata una discussione tra Vasa e Raynor in cui Raynor ha detto guarda che io vado giù per vincere. E queste sono leggende metropolitane, Sì, io ha non preso a conto per scrivere Ezreal, nulla. ragazzo. GG 1-0 Raynor. Si vedeva, questo è stato l'ultimo attacco di Rail per la cronaca, per i fotografi praticamente, perché aveva un supply un terzo Sì, rispetto è al suo anche avversario. giusto provarci fino alla fine, nel senso sei lì, cioè, hai speso fondamentalmente, a meno che tu non abbia un team che ti supporta alle spalle e ti supporta seriamente, perché poi ci sono anche dei team che ti supportano, ma chissà quanto, ci sta a provare fino all'ultimo, soprattutto se hai dovuto spendere dei soldi per andare fin giù in Polonia, che può Assolutamente, essere voglio un buon dire. investimento anche per farsi vedere dai talent scout di alcuni team, anche magari se perdi delle partite. Certo è che se sei Rail e incontri al primo turno Raynor, che comunque ragazzi, parliamoci chiaro ora, stigmatizzando un po' tutti i discorsi di scaramanzia eccetera, Raynor non scende come favorito, ma qua, cioè non scende come favorito, ma perché c'è Serral, Molto per quotato, dire, certo. cioè, Raynor, se devi scommettere su Raynor, di solito scommetti grosse cifre perché sai che indicativamente va bene e perché se non scommetti grosse cifre ci guadagni poco. Gli amici scommettitori capiranno che cosa sto intendendo. Detto questo, io credo che Raynor abbia tutte le carte in regola, se non per vincere il torneo, per arrivare in finale, ragazzi. Cioè, ecco, non dico per vincere proprio quel discorso di scaramanzia che... Però ecco, secondo me Raynor va davvero giù, cioè nella sua testa è andato davvero giù per vincere. Sì, Ed è poi, questa un po' la mentalità di cui abbiamo anche bisogno. tra l'altro, è la sua mentalità quella di essere molto sicuro. In ogni intervista che gli ho sentito fare da mesi a questa parte, gli dicono: ma qual è il tuo obiettivo? Battere Serral. Non ti dice nemmeno vincere i tornei o quello che vuoi, è Sì, battere Serral. E è se diventata dici personale la battere cosa. Serral vuol dire che non è che hai vinto i tornei, ti hanno anche eletto presidente del consiglio, in sostanza, Sì, hai perché. battuto di fatto il giocatore più forte del mondo perché Serral ha vinto l'ultimo BlizzCon e io direi che non è che ci sia stato qualche dubbio sulla finale, nel No, senso, no, no, cioè... veramente l'unico, l'ultimo che lo ha messo in difficoltà è stato proprio È Raynor stato in quel proprio di Monreal. Ma qui siamo nella prossima partita, speriamo già decisiva, in basso a sinistra c'è Raynor dei Gamers Origin. Raynor. E in alto a destra per il team, dopo guardo perché in realtà non lo so, ma pare che in realtà abbia un team, Mr. Rail. Subito a documentarci, così almeno facciamo anche un po' di pubblicità a questi team che ci concedono di avere dei giocatori che Team giocano per Gera. loro, il team Gera. E questo in realtà è positivo. Io mi Mi sembra che dispiace come si chiamava quando... Jerick Rail e Team Gera potrebbe essere qualcosa di dedicato, diciamo. Si è fatto un team da solo. No, però al di là di queste cose qua, è sempre bello vedere un team nuovo. Tipo gli MKRS, per fare un esempio, ora non so come si pronuncia, Makers, non so, Makers. vabbè, però, i Makers, ma in generale un qualsiasi, ora per staccarci un attimo dalla scena italiana, che ultimamente con StarCraft è molto florida, ma in generale è sempre bello vedere un team che prendere dei giocatori di StarCraft, soprattutto se non sono i nostri giocatori preferiti. Mi dispiace un po' quando mi capita di guardare uno stream, sia ufficiale esso o meno, che magari i caster non gli diano la giusta importanza. Per esempio, ieri che non abbiamo avuto modo di castare le fasi preliminari di ieri, ho avuto modo di dare un'occhiata al cast dei nostri colleghi inglesi e spesso non veniva nominato il team. Questa è una cosa che un po' mi dispiace, nel senso che Sì, comunque sì, sì, sì. il team alla fine con StarCraft guadagna soprattutto sulla sponsorizzazione del giocatore. Se tu quando presenti il giocatore non presenti il team non è che ci guadagna poi tanto, no?
E quindi questa è una cosa che mi dispiace Ma un po'. fa Se parte giocano della in scena, poi centro, anche un'evoluzione, se infatti. vogliamo, del gruppo. Non diresti mai, magari, ora, magari paragoni con altri sport è un po' più difficile perché è una cosa prettamente Chiaro. e-sport, se vogliamo, però chiaramente fa parte di quell'ecosistema che invece va aiutato in generale e magari spesso molto più in Italia. La partita comunque è partita e direi di nuovo standard di base perché ho visto un gate expander, adesso c'è una robo però Sì, da c'è parte una di... roba da parte di che non è necessariamente. Allora, ultimamente abbiamo visto l'apertura di robo un po' più spesso contro Zerg. Anche un ritorno Sì. dei Mortal Sentry, questi tipo di Sì, attacchi. esatto, si va in un territorio un po', come dire, in acque un po' sporche, nel senso che una robo, se apri di robo devi cercare di fare qualche danno. Infatti di solito in realtà l'apertura di robo è collegata al Twilight Council, al Dark Shrine, questo genere di cose qua, e poi si va insomma per fare un drop di DT o di Arconti, che poi è un po' la stessa, cioè non è la stessa cosa, ma un po' la stessa cosa. Però vedete che Rail sta addirittura tanto la produzione di probe, poi riprendendola, insomma, sembra che qualcosa bolla in pentola. Infatti, c'è un Twilight Council. Probabilmente vedremo un Prisma, poi forse un Dark Shrine. Ora non so dire con certezza, ma credo che sia un po' questa l'idea di Rail: un drop di Arconti. Arriva però Oppure, l'Overlord cos'è che viene Draenor arrivato saggio, saggio come Confucio, va a capire cosa succede. E c'è il primo immortale, quindi Immortal Sentry praticamente. Sì, Immortal Sentry mi lascia un po' confusa la scelta del Twilight Council, perché comunque se devi fare un Immortal Sentry devi cercare di investire molto O su magari tipo quello. due immortali, due Sentry, quel mix un po' così e con Charge Lock Sì, però. forse è più una questione di Arras più che di Olin. Vediamo, in realtà sono molto curioso perché a me l'apertura di robo non piace, cioè non dico che quando vedo un giocatore fare apertura di robo in stream cambio stream, però di solito seguo con meno attenzione perché è un'apertura in cui credo davvero poco. Ci sono, oltre al fatto che ci sono i Ravager che già da soli counterano gli immortali, nel senso che le rocce sono armor e dei Ravager no, e quindi tu magari fai gli immortali per uccidere le rocce, a un tratto ti ritrovi delle unità light e dici Si prepara Rain porca vacca. intanto. Si prepara Rain, vediamo un po' se porterà due immortali per la razza e poi warpata cattiva di Zelotti. Qui vede qualcosa forse Raynor? No, non credo abbia visto il prisma in arrivo. I soliti ling iniziali per No, vedere se c'è lo spazio. vede, L'ha visto con l'overall. Bene, bene così. Quindi sa cosa può capitare. Sta attento. Tre basi per il giocatore italiano. Si prepara quindi a ricevere l'attacco del suo avversario. Intanto però c'è lo un spazio po' per donare ancora. pericolosa questa dronata, però, da parte di Raynor. Comunque, Rail ha abbandonato completamente il piano probe, altro che Arras, qui avevi ragione Oh, completamente tu. sì, tre Sentry, hit. Zeloti e Immortali. È C'è stato. sempre stato un po' il suo stile, no? Quindi diciamo che quando ti devi giocare la partita decisiva si tende un po' a tornare sul proprio stile. E quindi questo sembra essere l'adattamento poi dell'Olin di Nono Bello sto Zelotti, scout se col vuoi. drone. Bellissimo sto scout col drone, Pazzesco, dai, adesso c'è da importantissimo resistere. da parte Spine di subito. Raynor. E adesso c'è da resistere, come dicevi tu giustamente, non sarà facile. Forse quell'ultima dronata è stata un po' greedy da parte di Raynor. Aveva scoutato quello che c'era da scoutare. Stiamo a vedere, arrivano i primi charge, arrivano i Ling da dietro, però ci sono le Queen cercano di resistere, cercano di resistere dure come l'acciaio. Adesso si portano dietro le spine, però gli Zeloti stanno Oh, qui la facendo ben clampata male. riesce a reggere qui con gli Zelotti, però gli Immortali si hanno un grandissimo DPS contro le Roach e contro le Queen. Qui questi droni potevano essere altre unità, ma ci può ancora reggere qua. 75 supply contro 75, i Worker sono a favore di Raynor. L'armata è simile, ma le warpate arrivano direttamente in base di Raynor. Qui si deve pompare altre unità, però ci sono 10 Roach in produzione e niente in produzione per Rail, che sembra un po' corta a questo punto di minerali, anche perché però ha 400 minerali e 300 di gas. Deve pullare i droni qua, Raynor. Deve assolutamente pullare i droni. Non può rimanere con questi droni No, a c'è lavorare warpata anche dietro la perché linea stanno mineraria. comunque morendo. Colla al GG, Raynor qua. Bravo, Ray. Preso in contropiede, Rail, uno pari. Come dicevo, il giocatore è in gran crescita. Raynor è stato un po' greedy qua. Secondo me aveva tutte le informazioni che gli servivano a capire che cosa stava per arrivare. Rail stupisce un po', nel senso che stavo giusto dicendo come l'opening di Robo mi convincesse poco. Invece è stato molto bravo Rail a far funzionare il tutto. Raynor getta un po' la spugna sull'ultimo, forse pullando i droni e magari abbandonando la terza antecedentemente allo scontro, avendo quindi più droni, un po' più di unità, una quindi in più, avrebbe forse potuto reggere in modo più Ma convincente. la differenza è stata proprio in quel punto in cui aveva 4 droni in produzione, ha scoutato, ha visto il prisma fermo e ha fatto E altri ha 5 fatto altri droni. 5 droni, esatto, sì. Lì sì, devi scegliere, ok?
questo caso però l'ha pagata perché poi dietro stava preparando gli altri tre gate rail. Per questo Lin ha due basi che per il giocatore è un po' nell'aria, effettivamente. Però è un bel aggiustamento questo di rail, è una cosa molto ragionata, molto forte, anche perché il numero Assolutamente. di zeloti con la charge possono anche controbattere, ridotti, diciamo così, i numeri di Roach, perché con la charge riesci a Assolutamente. surroundare e fai tanti danni, poi con gli immortali. C'è anche da tenere conto di un'altra cosa. Raynor può anche aver voluto fare quei danni per avere più risorse per un attacco che sarebbe arrivato qualche minuto Eh sì, dopo. fila più tardi. Cioè, non è detto che i droni fatti da Raynor fossero fatti perché lui aveva detto che okay, non mi sta più linnando. Sì, no, Forse ha che non detto arrivava l'all-in subito l'attacco, certo. arriva fra qualche minuto, allora mi servono ancora più risorse. Perché l'economia degli Zerg è molto particolare. E se tu salti una dronata, sei molto rallentato. Sì, Molto sì, di sì, più di sì, sì. quanto potrebbe essere per un Terran o per un Protoss saltare un SCV o una probe per base. Perché tu, da Protoss o da Terran, oltre al fatto che salti una probe o un SCV, cioè. A parte il fatto che salti, puoi comunque recuperare o con il Chronoboost oppure con i muli. Lo Zerg invece è vero che ha le inject, però nel momento in cui salti una dronata hai meno risorse, puoi fare meno droni tutti assieme e hai anche meno larve, quindi chiaramente se salti 9 droni, il turno dopo invece che farne 18 ne fai di nuovo 9. Sono 9 droni in Sì, meno, sì, e sì, sono sì, sì, sì. tantissimi 9 droni. No, è che quando non lo sai ti trovi a dover un po' scommettere. Se sei incerto, vai per quella che ti sembra la scelta migliore, però non hai la certezza. In questo caso, Reynor ha dovuto pagarla in sostanza. Però un GG anche così immediato, no? Se vogliamo fare quelli che si fanno i film, sembra quasi dice, ok, sì, ho capito tutto, non ci provo neanche, alla prossima ti schianto. Cioè, questo è anche Sì, l'approccio ho che gli un vedo po' la stessa fare. impressione, sì, nel senso, vabbè, è andata così. Ha tirato la moneta, è uscito testa, ha vinto lui. La prossima partita faccio più attenzione, non commetto lo stesso errore. Sì, Passiamo avanti da ho avuto un proxy po' la hatch, stessa spine e impressione. vinco subito. No, in realtà Raynor non è tipo da cheese, però gli abbiamo visto fare parecchi timing, qualche all-in, insomma, non sarebbe nuovo a cose di questo No, non è tipo. un Una Bly, volta. però ha imparato abbastanza anche a mescolare le carte, no? A fare degli attacchi anche molto presto, specie contro Terran. In realtà gli ho visto spesso fare gli attacchi con le Roach, no? E con l'Overlord. Anche il Nidus di prima è una cosa abbastanza studiata per la verità, indipendentemente poi dalla doppia roba che aveva fatto Rail, quindi una cosa Sì, del genere ce assolutamente. l'hai già in mente, ecco, non è una cosa che Ma da poi zero hai. in Raynor c'è una grande capacità di cambiamento, nel senso è in grado di cambiare il suo piano anche all'ultimo e di farlo funzionare. Quindi sì, chiaramente sono preoccupato perché comunque siamo sull'1-1, magari con un altro lean può portarsi a casa la partita e di fatto se Raynor dovesse andare nell'user bracket diventerebbe tutto più difficile. Però, insomma, sono i rischi del mestiere. Io sono convinto che Raynor possa ancora farcela. Adesso siamo finalmente, se non sbaglio, partiti. Allora, Eh sì. in alto, a sinistra, in rosso, per Gamers Origins, lui è Raynor. E in basso a destra invece del team Gera, non sappiamo la sua origine, potrebbe essere qualcosa di dedicato a lui e fanno bene perché lui è Rail. Ah, fanno bene, sì, perché stiamo vedendo Rail, comunque, è sempre più in forma. Ha un passato di Flame, mi pare che sia stato kickato una volta dalla God of War, una roba del genere, per insulti anche abbastanza pesanti a un altro giocatore, ora non mi ricordo di preciso, però tutti possiamo redimerci, sicuramente è il suo caso, perciò aspettiamoci di vedere un futuro brillante per questo giocatore, non solo nel nome del buon gioco, ma anche nel nome del fair play. Detto questo, godiamoci la partita. Eh sì, con un lieve brivido sulla schiena perché qua comincia a essere molto importante la situazione. Questo è un bracket. Se vinci prosegui nella parte winner, se perdi vai nel loser bracket. E quando perdi nel loser bracket sei fuori dal torneo. Questo è il Raw 72 dell'Intel Extreme Masters Katowice 2019. Sarebbe importante non perdere nessuna serie. Per carità, è già fichissimo essere qui e poter giocare un torneo di tale importanza. Sicuramente Raynor vuole di più. Conoscendolo è in grado di dare apposta nell'user bracket per divertirsi di più, eh? Perché conoscendolo potrebbe voler. Cioè, io che ho avuto esperienza di giocare con lui in
alle Nation War, posso dirvi che il giorno che perse contro Time disse: dai, così c'è un po' più di pressione e più divertente. Questo è Raynor, per Stiamo intenderci. descrivendo un mostro. Abbiamo creato un mostro praticamente, come si suol dire nei film. Detto ciò, speriamo che non voglia farci vivere questo brivido. D'altro canto, potrebbe anche semplicemente essere merito di Rayle, che comunque, come dicevamo, è giocatore in crescita, grandi capacità strategiche, ottime build. Vediamo, insomma, sono più incuriosito di prima. Io davo per scontato un 2-0 per Raynor, ma non è così. No, ero partito E anch'io con questo. quell'idea. Però ecco, si può descrivere i giocatori in tanti modi, no? Tanto c'è lo Stargate da parte di Rayle, che quindi si mantiene un po' sui canoni in teoria più classici, anche pre-patch se vogliamo. Anche perché, perdonami se ti interrompo, ma fare un all-in sull'1 a 1 con la possibilità di passare davanti a un giocatore come Sì, Raynor, ci vogliono due coglioni d'acciaio. Cioè, detto proprio in francese, ci vogliono due coglioni d'acciaio, ci ok. Ok, mi piace vogliono, che tu lo ripeta anche perché è stato il pronunciamento ufficiale. Bene così, questo è anche un aperitivo, signori, ve lo ricordo, per quello che vedrete da giovedì 4 giorni di intenso StarCraft, di intenso Intel Extreme Masters, sarà un delirio, saremo io, non Monta e, indovinate un po', lo sapete, Vasacast, il grande Vasa. Comunque, dicevo, dei giocatori si possono descrivere in tanti modi, di Rayle è un po' il classico, sì, ma un game può strapparlo un po' a chiunque volendo, no? In questo Vero. caso è successo. Tendenzialmente, anche per lo storico, anche per quello che un po' speriamo, oltre il game, speriamo non si vada, insomma, Ma anche ecco. un po' per quello che ho detto precedentemente sulle nuove leve che si stanno facendo valere. La verità è che c'è il game strappato con l'all-in, che comunque, ragazzi, è StarCraft 2, cioè nel senso le build aggressive, tra virgolette, esistono anche negli scacchi e vengono giocate dai giocatori professionisti. Non è che se vinci di all-in è meno valido che vincere con una build di macro. Certo è che poi sulle best of 3 complete, sulle best of 5, si vede un po' il giocatore più preparato e il giocatore, tra mille virgolette, perché non mi viene un altro termine più adatto, fortunato, che non è fortuna, però per intenderci, che ha fatto la build che è andata bene. È comunque StarCraft, hai comunque vinto, è giusto che tu abbia vinto. Detto ciò, la vittoria di macro di solito indica un giocatore più preparato e che quindi sullo spazio più ampio poi vince. Sì, generalmente più E abile, quindi insomma, vince la vuoi BO3. per macro, vuoi per micro, vuoi per Esatto. game sense, però. Poi ci sono giocatori che vanno contro queste regole, prendi Hero, che sono più i game di all-in e di build Sì, fortissime, sì, che sì, non sì. gli vanno bene e lui riesce comunque a vincere. Cioè, io invito a tutti, scusate lo spoiler se non l'avete ancora vista, ma invito a tutti ad andare a vedere Hero contro Alive di ieri sera. Trovatela, cercatela, svisceratevi il canale di Hesle, ma trovatela, perché è stata una serie che io stavo guardando con un mio amico e per 2 volte ho detto: vabbè, Hero ha perso, Alive ha passato il turno. E qui basta, lascia in giro, Basta. lascia in sospeso. Intanto c'è il bis, offre Raynor con il Nidus. Infatti stavo dicendo sul lato di Rayle che con il, stavo per dire, insomma, con il suo Oracle non stava arrassando, in realtà non stava neanche troppo scodando È la sulla parte di Raynor. fotocopia della partita precedente. Esatto, come il game precedente. E Raynor al pari, Monoling e Nidus. Non c'è il più nell'attacco questa volta. Intanto procede invece Rayle con il Twilight. Non so se avrà tempo di poterlo utilizzare perché Raynor ci riproverà Rayle ancora. però deve correggere questo errore, Ah, nuovo doppio perché robo. non può, cioè no, tra l'altro non serve a nulla l'oracolo lì, cioè è vero che ci sono tanti Ling, però se Arriva di tu nuovo piazzi Monoling, arriva di nuovo il bis nella prima partita, speriamo anche nel finale, Ling che sorrandano bene qua l'immortale, questo è un duro colpo per Rayle, che si vede, oh però riesce a trovare il Nidus in Morph, quindi ne fa nascere un altro, sarà coperto questa volta meglio dai Ling, vediamo un po' come, ah c'ha doppio Oracle però, potrebbe anche snipare ma non il l'ha visto il secondo. secondo, ancora non l'ha Resta visto, il ancora non fatto lo che se vede. scouti, se tu scouti un Nidus, fai della, cioè nel senso, Lascia adesso, escono cerchi le di Queen. metterci una E pezza. adesso con i Transfuse vallo a uccidere questo Nidus. Arrivano Monoling e Quain. Sono meno Queen dell'altra volta, però. È arrivato prima però l'attacco di Raynor. Ci sono già tre immortali per Rayle che punta a difendersi. Attenzione qua, Ma ma i Ling quanti sono un Ling? fiume infinito. Ecco il surround di tutti questi immortali. Ma c'è la batteria di scudi che ne salverà almeno uno. Poi però il targeting va su uno Stalker. Non è proprio il Rimarrà massimo. soltanto uno. Cioè, se tu scouti il Nidus per tempo, ne hai di E qui soluzioni. Puoi un fare più massacro al momento. gate, puoi fare degli oracoli in più per gestire i Ling, puoi fare delle batterie di scudi, puoi usare i 50 Chronogloss armi in modo più contro 20. intelligente. Il E countdown comincia a qua partire. Rayle
stordito sul tenere un Sì, oracolo a casa che stordito. non gli Ci serve a siamo. nulla. Ci siamo. GG! GG, record GG, passa e si passa. andiamo! Primo turno passato, prima missione.